Ciao a tutti amici di extremeware.com, sono io e benvenuti in questa nuova video recensione. Oggi proveremo l'Acer Iconia 1830. Si tratta di un tablet entry level di casa Acer, caratterizzato da un display 4 terzi e da dimensione e peso decisamente contenuti. Il tablet infatti pesa solo 370 grammi, è lungo 203 mm circa per 137 e spesso solo 7,6 mm. Il display è un'unità da 7,9 pollici, 1024x768, quindi una risoluzione abbastanza bassa. Sempre nella parte frontale abbiamo fotocamera da 2 megapixel, manca il sensore di luminosità ambientale, mentre nella parte posteriore, che è realizzata in alluminio satinato, è presente la fotocamera da 5 megapixel senza flash LED. Le casse audio sono posizionate nella parte inferiore invece. Abbiamo poi nel lato destro lo slot per la micro SD, bilanciere volume e il pulsante di accensione e spegnimento. In alto, infine, il jack audio da 3,5 mm, porta micro USB e microfono. I materiali di questo tablet sono decisamente belli alla vista, la lavorazione è curata, ma riprende veramente molto l'estetica di un iPad mini. Infatti possiamo notare la stessa finitura, diciamo, per quanto riguarda il profilo, se si riesce ad apprezzare, sì, eccola qui. Abbiamo un design praticamente identico, ovviamente davanti manca il pulsante, ma vabbè. Anche dietro abbiamo la barra bianca che riprende la barra che è presente nei pad mini con connessione dati, che ovviamente qua è assente. Torniamo comunque all'Iconia A1830, all'interno troviamo Android 4.2.2. Acer comunque ha garantito l'aggiornamento a KitKat molto velocemente una volta che il tablet sarà uscito, quindi diciamo a breve dovrebbe uscire, per ora non è ancora disponibile. Per quanto riguarda l'hardware, troviamo a bordo un Intel Atom Z2560, un processore da 1,6 GHz, dual core con iperthreading. C'è 1 GB di memoria RAM, 16 GB di ROM, con ovviamente la possibilità di espandere la memoria tramite micro SD. E per quanto riguarda la GPU, è una PowerVR 544 MP2 da 400 MHz. Il punto forse più negativo di questo tablet è sicuramente il display. Si tratta di un'unità IPS. Gli angoli di visuale sono molto buoni, come potete osservare. Il tablet risulta molto visibile, ma gli angoli visuali risultano molto buoni, appunto il display risulta molto visibile anche ad angoli elevati. Il problema principale sono due: la risoluzione molto bassa e la luminosità. Abbiamo il tablet a luminosità massima e comunque non è particolarmente luminoso, sotto il sole sarà praticamente impossibile vedere il display stesso o cosa stiamo facendo. In ogni caso, per quanto riguarda la risoluzione, il problema maggiore è quando andremo a leggere dei testi piccoli, dove la bassa definizione si fa sentire e i caratteri risultano, se riusciamo a farvelo apprezzare, un po' sfocati e sgranati. Per quanto riguarda la fluidità di KitKat 422, è decisamente buona su questo tablet. Abbiamo notato dei piccoli impuntamenti nell'app draw, l'apertura dell'applicazione, ogni tanto in fase di rotazione che non è proprio istantanea. Ma in ogni caso l'esperienza d'uso è buona, soprattutto considerando che dovrebbe uscire poi appunto KitKat, che dovrebbe migliorare ulteriormente la fluidità del tablet. Andiamo ad provare internet, diciamo già subito che questo tablet qua ha un problema col modulo wifi di sicuro, perché nonostante siamo vicini al router prende comunque pochissimo. In fase di caricamento comunque rimane molto fluida, come potete osservare la pagina web sta ancora cercando di scaricare i dati e renderizzare, ma riusciamo a fare tranquillamente lo zoom, il pinch out, il pinch in e via dicendo. Anche il pan non ha problemi, ecco qui, è molto veloce anche il render della pagina una volta che la pagina sta scaricata. Apriamo un articolo, ecco qui, potete vedere il comportamento è decisamente buono. Considerate che si tratta di un tablet che ha un prezzo di listino molto aggressivo, solo di 160 euro, quindi vuol dire che poi il prezzo vero nei negozi sarà sicuramente più basso. Le personalizzazioni di Acer sono decisamente poche, abbiamo un launcher praticamente stock, mentre troviamo diverse applicazioni di terze parti che espandono le funzionalità base di Android. Abbiamo applicazioni per la gestione della musica, per la gestione dei documenti, per la gestione dei file, per la gestione dei dati multimediali. Abbiamo un antivirus preinstallato e abbiamo il pacchetto di applicazioni di Amazon, tra cui lo store stesso di Amazon, quindi potremo scaricare app anche da quello store. Ovviamente c'è la possibilità di leggere ebook di
Amazon o anche di Kobo. Interessante la presenza di Dropbox preinstallata, che ci offre 30 GB di spazio gratuito alla registrazione, quindi all'attivazione dell'account su questo dispositivo, ma soli per 6 mesi però. Per quanto riguarda la fotocamera, si tratta di una fotocamera a 5 megapixel. Purtroppo le prestazioni sono davvero scarse, sia in condizioni di buona luminosità che in condizioni di scarsa luminosità fa delle foto molto modeste. Abbiamo fatto, vediamo se c'è qualche foto salvata, cioè c'è qualche foto salvata, vediamo di farla vedere. Guardate ad esempio questa foto qua, questa foto è stata fatta con piena luce e nonostante tutto è molto molto rumorosa. La cosa non cambia per quanto riguarda la fotocamera anteriore, che è ancora più rumorosa, qua c'era un po' meno luce. In ogni caso non si riesce neanche più a leggere la scritta sul piccolo salvadanaio fatto a forma di cabina telefonica inglese. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo fatto alcuni test, ma vedremo poi meglio i grafici. Le prestazioni, ad esempio, per quanto riguarda Quadran si parla di 5.500 punti, mentre per AnTuTu siamo nell'ordine dei 19.000-20.000 punti. Quindi diciamo prestazioni adeguate considerando il dispositivo e soprattutto il suo prezzo. Sentiamo il comportamento dell'audio, quindi la potenza sonora di questo tablet. Facciamo partire un brano. Volume al massimo. Le casse sono due. L'audio non è anche in questo caso forte, come potete sentire il volume è abbastanza basso, si sente poco, ma comunque tutto considerato non è un problema. La tastiera, eccola qui, è una tastiera abbastanza comoda da utilizzare, non ci sono i tasti numerici in prima impressione, in prima funzione, ma comunque la tastiera diciamo base di Android funziona bene. Il sistema operativo, mi ha detto, non ha particolari personalizzazioni, eccolo qui, è una versione diciamo base di Google. Riassumendo, la Cheliconia 830 che cos'è? È un tablet sicuramente low cost, offre delle buone prestazioni, tutto sommato è un tablet fluido, non abbiamo trovato impuntamenti, ha una discreta serie di applicazioni preinstallate, alcune inutili, altre che presentiscono il sistema inutilmente, tipo ad esempio l'antivirus di McAfee che potrebbe essere anche rimosso volendo. Insomma, è inutile. Le prestazioni, come detto, sono buone, sono allineate a quelle che ci si aspetta da questo dispositivo qui. E il processore, almeno a livello di benchmark, il processore Intel si mostra abbastanza performante e compete tranquillamente con dispositivi più costosi di questo qui. È stata una scelta triste sicuramente adottare un display di così bassa qualità. Si tratta comunque di un display IPS, ma la risoluzione è davvero bassa per un dispositivo comunque nuovo, anche se di fascia bassa, e oltretutto la luminosità è veramente limitata. I riflessi sono, anche durante il video, come potete vedere, non siamo sotto luce del sole, ma si riflette tranquillamente tutto quello che c'è attorno. Come di dimensione, ergonomia e quant'altro, è sicuramente un prodotto ben riuscito. Pecca un pochino in estetica perché Acer poteva magari cercare un design più personale rispetto a quello dell'iPad. Per quanto riguarda Acer Iconia A1830, è tutto quanto. Maggiori informazioni le troverete sulla recensione sul nostro portale www.extremeorder.com. Ci saranno foto della fotocamera, quindi simple da vedere per capire veramente su un computer come le scatta le foto, i benchmark prestazionali. Vedremo meglio gli angoli di visuale e tutto. Continuate a seguirci quindi sul nostro portale o sotto parte lo staff di extremeorder.com.